Quali sono i campanelli d'allarme a cui stare attenti? Eh, I comportamenti dei ragazzi, quando tornano a casa e magari manifestano un disagio, non vogliono tornare a scuola, perdono gli oggetti, raccontano di episodi anche aggressivi in cui un guadagno viene rotto, una penna viene presa. O manifestano anche sintomi somatici, per cui mal di pancia, umore triste. Un dispetto o un pugno, parole pesanti come macigni, commenti e video postati sui social network. Il bullismo ha tante facce e viaggia anche su internet e sui moderni cellulari. Ho deciso di partecipare perché mi è sembrata una bellissima iniziativa da parte dell'associazione relativa ad un argomento che è davvero un po' sulla bocca di tutti, però essendo sulla bocca di tutti le risposte che vengono date in genere appunto non sono particolarmente attinenti. Mariella è una delle 25 persone tra educatori, insegnanti, volontari e genitori che ha partecipato a Sansepolcro al ciclo di incontri gratuiti, 10 ore di formazione con psicologi ed esperti dell'Aslotto dedicati al bullismo e al cyberbullismo. Il progetto più ampio è partito a gennaio con due incontri pubblici, uno per i ragazzi, l'altro dedicato agli adulti. Sempre più dobbiamo essere attenti a queste problematiche. E veramente questo corso che ci ha insegnato sia a noi come genitori, come nonni e anche come insegnanti, a stare molto attenti a quelli, a quelli che possono essere i segnali di eh, un comportamento che rientra nel bullismo. L'idea è nata dalla collaborazione tra la sezione social Coop Valtiberina e l'associazione Il Timone che da 10 anni gestisce un doposcuola per 50 bambini e ragazzi. Mentre fanno i compiti il telefonino è sempre acceso, ricevono, mandano messaggi ed è successo purtroppo, e ce ne siamo anche accorti in ritardo, anche perché magari è successo non quando erano con noi, che abbiano postato dei commenti, dei commenti denigratori nei confronti dei coetanei che hanno causato delle crisi, dell'allontanamento da scuola per esempio di certi ragazzini, no? e, oppure anche dei problemi di depressione. E, e questo ci ha colpito molto, abbiamo detto, beh, vediamo di poter fare qualcosa. E quindi abbiamo pensato di mettere in atto questo progetto che mira a creare una rete di conoscenze tra varie realtà, una è la ASL, la scuola, le famiglie che sanno così a chi possono rivolgersi quando capita una cosa del genere ai propri figli. Il progetto si conclude tra questo mese di aprile e maggio. Una volontaria della sezione soci proporrà ai ragazzi del doposcuola giochi da tavola per lasciare spento il cellulare e imparare a divertirsi insieme cooperando. E poi una festa finale con una merenda offerta a tutti.